Marco Diamanti vince il trofeo della Fratellanza, una volata ristretta, arribolla in pochi fuggitivi, sei riuscito alla fine a fare la differenza. Sì, siamo andati via al primo giro in 4, l'accordo è stato subito buono, e è stato un ritmo sostenuto fin da, appunto, dal primo giro, e alla fine abbiamo scremato il gruppetto con Buongiorno e poi ho avuto la meglio. Cosa ha fatto la differenza? Ma sicuramente il percorso molto nervoso, alla fine contava appunto le gambe e chi ne aveva di più, diciamo, sull'ultimo strappo. Parte finale della stagione, quali sono gli obiettivi? Ma sicuramente era raggiungere il numero di vittorie, ma provare a superare il numero di vittorie dell'anno scorso, e ci stiamo riuscendo, per ora ho ritrovato un po' di condizione e ci proveremo fino in fondo. Manuel Buongiorno, come sempre protagonista nelle gare in Maremma del team Marathon Bike della WISP. Manuel, stavolta arriva con secondo posto, un po' di rammarico per come è andata o va bene? No, va bene, siamo andati via all'inizio subito in 4, poi con Marco abbiamo fatto l'azione sullo strappo di Ribolla e sull'ultima salita ha allungato bene. Manuel, la stagione volge al termine, per te sicuramente il bilancio è positivo, quali altri obiettivi da raggiungere? Ma ora vedremo le gare di fine stagione, penso che andrò fra due domeniche alla Gran Fondo Medievale, poi penso Tre Valli Varesine Lombardia, comunque siamo quasi alla fine, poi ci sono altre gare in Maremma e penso che le farò tutte fino alla fine. Vabbè, ti vediamo protagonista sempre in Maremma, appena detto che verrai di nuovo, che cosa ti piace di queste gare? No, è bello perché i percorsi sono molto misti, vari, sempre adatti a vari scenari, e più che altro tutti i mercoledì alla fine siamo un gruppo di amici ed è un divertimento perché la corsa viene sempre animata, quindi è divertente venire qua. Sale sul podio al trofeo della Fratellanza Adriano Nocciolini, primo dei maremmani. Adriano, ti abbiamo visto in fuga praticamente da subito, un podio importante con avversari di qualità. Sì, ha detto bene, guarda, mi ci voleva, per il morale una stagione come tutte sempre difficili, sempre al limite, niente, siamo andati via in 4, noi si era in 2 con Basile, si è cercato di contenere, ma nel finale era logica che all'inizio siamo andati d'accordo, poi gli ultimi 15 km saltano gli accordi, ognuno tira l'acqua al suo mulino e cerca di fare la sua corsa. Complimenti a Diamanti e Buongiorno, due corridori a livello nazionale, e io e Basile ci abbiamo messa tutta, è arrivato un podio, ma va bene per la Marathon Bike. Proseguiamo ancora tutta la stagione finché Maurizio Scioffi ha questa voglia di organizzare, noi siamo presenti. Maurizio Scioffi ha voglia di organizzare, e voi del team Marathon Bike ovviamente avete voglia di correre, te per primo che... Certamente, per me sono tutte corse in casa, sicché sono fortunato, ora torno a casa in bicicletta, sicché mi alleno, sto con la mia famiglia, i miei amici e grande Maurizio che organizza queste gare. Roberto Basile, quarto assoluto al trofeo della Fratellanza. Roberto, ti abbiamo visto felicissimo all'arrivo, una bella prova per te. Sì, certo, felice perché la gara organizzata dal nostro Maurizio e come al solito si è svolta alla perfezione, nessun intoppo, organizzazione perfetta, niente, non c'era da chiedere nient'altro. Poi sono felice anche perché sono riuscito a stare in fuga insieme a tre mostri sacri, tra cui Buongiorno, che è un ex professionista, Marco Diamanti, che è un plurivincitore di gare, e poi il mio capitano Adriano Nocciolini, che è un personaggio da 60 vittorie assolute negli ultimi anni, quindi sono molto contento, ecco. Motivo in più per, visto che sei stato protagonista in questa fuga, motivo in più per riprovarci magari nelle prossime volte, perché no, magari migliorare anche questa posizione. Certo, sempre, ci si prova sempre, mai una volta che non ci si prova.